dobbiamo pensare a noi stessi come a degli artisti. E come disse Picasso, i bravi artisti copiano, i grandi artisti rubano. Ecco da chi volevamo rubare, dalla Xerox. Stavano sviluppando in segreto tutti quegli strani aggeggi come il mouse e la grafica sullo schermo al posto dei numeri. Ma quando gli ingegneri californiani andarono a New York a presentare le innovazioni ai dirigenti della Xerox, questi non capirono cosa stavano guardando. Primo fra tutti, il mouse. Era come se avessero lanciato un topo morto sulla scrivania della sala riunioni. Vorreste che la Xerox lanciasse un aggeggio che si chiama Top? In questo Steve era un genio. Aveva convinto la Xerox a mostrarci quelle innovazioni sviluppate dal team californiano e vi giuro che la cosa li aveva fatti impazzire tutti. Oddio. Andiamo. Io mi sentivo parte di un'orda di mongoli che andavano a depredare un pugno di contadini indifesi. No, questa è una vera follia. Insomma, non possiamo consegnargli il nostro lavoro. Noi abbiamo creato il mouse e tutto il resto. E adesso quel branco di idioti vuole che facciamo vedere tutto quanto a Steve Jobs. Io non ci sto. Salve, sono Steve Jobs. Avrei bisogno che rispondiate a qualche altra domanda a proposito dell'interfaccia grafica. Non è così grave. Questo lo dice lei. Che cosa vuole sapere? Allora, quello che vediamo più o meno è così. Ho capito l'installazione, ma non c'è la possibilità di modificarla. E quello che ce l'ha in basso cos'è? Guarda, non ci credo. È molto carino, non è vero? Fai click e sei qui. Un altro click e sei qui. Questa interfaccia grafica era come un miracolo all'epoca e la prendemmo noi, cioè la prese Steve, dalla Xerox che ce la consegnò per farci quello che volevamo. Un po' come fanno i ricchi che danno in beneficenza le loro schifezze, solamente che questa schifezza si rivelò un Rembrandt. Un vantaggio di circa 100 miliardi di dollari su tutti gli altri. La Apple faceva soldi a palate. Sapete, era grandioso.